Allora, ragazzi, siamo entrati nella settimana che ci porterà all'inizio del nuovo campionato e la non iscrivibile è ancora viva, la stanno tenendo in vita. Non vogliono dare seguito ad un regolamento che parla chiaro: chi non ha le coperture finanziarie non può iscriversi al campionato. Però quando le regole toccano la nostra Juve, allora sì, lì ci sono le regole. E adesso ne parliamo anche di qualche regola. Quando invece toccano l'Inter, tutti si girano dall'altra parte, tutti si girano dall'altra parte, e questo ci tocca, ragazzi, questo. La FIGC, la Federazione Inter Gioco Calcio, si gira dall'altra parte. Tutti i regolamenti, tutte le regole che ogni squadra dovrebbe, almeno così, così si dice, no? Se c'è una regola, tutte le squadre dovrebbero seguirle, no? Queste regole. Vengono seguite da tutte le squadre, tranne che dall'Inter, tranne che dall'Inter. Ora, sta nascendo di nuovo questa polemica sul fatto che questo calciatore dell'Atalanta che vuole la Juve sia stato contattato dalla Juve prima dei 6 mesi, perché sapete, quando mancano 6 mesi un calciatore si può, quando diciamo negli ultimi 6 mesi di contratto si può contattare, altrimenti no. Ora sta nascendo questa nuova polemica che la Juve avrebbe parlato, avrebbe trattato con questo calciatore e l'Inter con Chiesa? E l'Inter con Chiesa no? Quindi per la Juve questa regola vale, ma per l'Inter non vale, perché noi sappiamo tutti che Marotta, il giorno del matrimonio di Chiesa, gli ha mandato un messaggio. E non pensate che nel messaggio abbia scritto tanti auguri, ti mando un abbraccio per il matrimonio, siate felici. No, no, ragazzi, perché noi, ricordatevi, vi raccontiamo cose che i giornali non vi dicono. Nel messaggio c'era scritto: ti aspettiamo a parametro zero, quindi non firmare il contratto con la Juve, non rinnovare, perché noi ti aspettiamo a parametro zero. Ragazzi, c'era scritto questo. Volete che noi lo sapete, non vi diciamo fesserie, minchiate, noi vi diciamo la verità e vi diciamo le cose che sui giornali non leggerete mai. Ecco perché ci dovete seguire, anzi, iscrivetevi al canale di Salento e Basta, tutti gli juventini, e dobbiamo fare insieme questa battaglia. Questa battaglia la dobbiamo fare insieme. Anzi, ragazzi, io vi dico un'altra cosa. Quel Toselli, quell'angolo di Chinosci, quel gobbo là, colpo gobbo, che adesso stanno incazzati perché Todibo ormai li avevano dati per fatti loro, perché loro parlano di mercato, si mettono a parlare, invece di fare la battaglia per la nostra Juve, si mettono a parlare di mercato. E così, ragazzi, hanno fatto una brutta figura, hanno fatto una figura barbina, perché adesso sono incazzati con Giuntoli out, perché loro nei loro video hanno iniziato forza, Todibo è già a Torino, tra poco farà le visite mediche. Quando Todibo è andato a Westerma, hanno fatto una brutta figura con tutti quelli che, con tutti i loro utenti. E sono tanti. Quegli utenti, ragazzi, sono troppo, io li vedo troppo sorridenti, troppo sorridenti. Questi utenti, caro Toselli, li dobbiamo fare incazzare un poco. Li dobbiamo portare all'interno della nostra battaglia. Così non può andare avanti, non può andare avanti. Questi non possono stare lì a sentirsi i vostri video con tutte quelle minchiate di mercato, del gioco. Ma chi se ne frega del gioco della Juve? A noi del gioco della Juve non ce ne frega niente. Noi dobbiamo portare avanti la nostra battaglia contro l'Inter, contro la FIGC, Federazione Inter Gioco Calcio, contro Gravina, contro Chinè, perché ragazzi, adesso che
sta uscendo questo casino qua dell'Atalanta, chi ne è? Sta tornando dalle ferie, perché sa già di trovarsi il fascicolo della Juve sul tavolo. Fascicolo che su quel tavolo però non c'è il fascicolo sull'Inter, non c'è, perché i fascicoli sull'Inter spariscono, spariscono. Quando c'è qualcosa che non va nell'Inter, tutti si girano dall'altra parte, tutti si girano dall'altra parte. Adesso che sul tavolo c'è il fascicolo della Juve, chi ne sta tornando dalle ferie ha deciso di interrompere le vacanze perché vuole leggere le carte e vuole punire la nostra Juve. L'Inter dovrebbe portare i fogli in tribunale, i fogli, i fogli, perché loro sono abituati ai fogli, non i fogli, loro sono abituati alle cambiali. Sono abituati alle cambiali e adesso sono stati anche pignorati, no? Non hanno pagato le cambiali e sono stati pignorati. Sapete come funzionano, no? Nella città di laggiù funziona così: non si pagano i debiti e vengono pignorati. Loro dicono, quei quattro imbecilli là che c'hanno il canale, Salente Basta, Giggetto, il Romagnolo, dicono che no, davvero a me fanno ridere. Dicono che il 2 luglio è stato pagato Frattesi. Ragazzi, non è vero, non è vero. Ve lo diciamo noi, ve lo diciamo noi. Frattesi, l'Inter non l'ha pagato, non l'ha pagato. Però che succede? Che il Sassuolo è complice dell'Inter e non dirà mai, non vi farà mai sapere che i soldi dall'Inter non sono arrivati. L'Inter, ragazzi, è una piaga sociale. L'Inter va eliminata subito dal campionato. Non bisogna far partecipare l'Inter al campionato perché non ha le coperture finanziarie. Non ha coperture finanziarie. Zhang, ragazzi, Zhang, era solamente un burattino messo lì da chi, secondo voi? Vedete che noi vi diamo le notizie che sui giornali non leggete. Messo lì dai veri capi dell'Inter, dai veri padroni dell'Inter. Chi sono i veri padroni dell'Inter, amici miei? Moratti e Tronchetti Provera. Ma davvero non riuscite a fare 2 più 2? E Toselli parla di calcio, parla di come gioca la Juve, parla di mercato. Questo non ha capito niente, non ha capito niente. Che qui dobbiamo portare avanti la battaglia contro l'Inter, della Juve, a noi non ce ne frega niente, noi dobbiamo ammazzare l'Inter, dobbiamo eliminare l'Inter, dobbiamo togliere l'Inter dal campionato, prenderla e toglierla, della Juve, di come gioca la Juve, del mercato della Juve, non ce ne frega niente.